siamo in compagnia del sindaco Nicola Barbieri, un motivo d'orgoglio ancora una volta, Piazza dell'Unificazione gremita per la grande musica targata Marotta e Gian Burrasca Festival. Sì, ci sono tante persone, la piazza è piena e quindi questa è una grande soddisfazione per la nostra amministrazione comunale, vedere così tanta gente in piazza fa davvero molto piacere. Di questa serata Tony Esposito, benvenuto con le telecamere di Fano TV, è un onore per noi intervistare questo special guest in questa serata così importante dedicata a un personaggio che ci guarda da lassù, Pino Daniele. Credo che sia un'emozione unica per voi suonare ancora una volta le sue canzoni. Certo, per noi che l'abbiamo conosciuto bene, che abbiamo collaborato, che abbiamo condiviso non solo il palco ma abbiamo condiviso l'amicizia, è chiaro che con Pino è un'emozione tutte le volte che... Ma io sono molto contento che questa sera si ricordi Pino, perché la memoria di Pino, Pino è vivo sul palco sempre, le sue canzoni sono così importanti che non debbono essere mai dimenticate. Siamo in compagnia dello special guest Vittorio Descalzi, un onore intervistare con le telecamere di Fano TV questo special guest di questo gruppo così tanto atteso, una piazza gremitissima che sta attendendo la grande musica targata New Trolls. Ecco, diciamo un gruppo che ha visto e ha passato tantissime ere e credo che in ogni era, in ogni decennio ci possono essere delle canzoni legate o delle canzoni che sono più legate ad un particolare periodo. Che ti devo dire? Stanno cantando le mie canzoni, mi fa piacere anche. È vero quel che dici, per ogni periodo abbiamo lasciato un segno. Speriamo di farne ancora. Non è finita qui. No, io penso che quest'anno festeggio i miei 50 anni di carriera. Speravo fossero solo 50 anni di età, uno dice compio i 50 anni. Compio 50 anni di carriera. Con la special guest nella notte delle stelle, la stella sta per salire sul palco, Luisa Corna appena arrivata qua a Marotta per una grande serata dove avrai l'onore di interpretare Mina. Ti abbiamo già visto nel 2012, se non erro, Rai 1 a interpretare con Carlo Conti questo ruolo insomma così importante, ma ti conosciamo e sappiamo che la voce c'è e come. Grazie. Sì, ho avuto diverse occasioni di interpretare i brani di Mina e anche di Battisti. Devo dire che una delle emozioni più grandi che ho avuto è stata in una Domenica Inn dove mi chiesero di cantare un brano di Battisti, Io vivrò senza te, al papà di Battisti. E quindi mi ricordo quell'occasione, insomma, con molta emotività. E poi meraviglioso con i musicisti storici di Battisti, insomma, è un'occasione stupenda. Ma se sta con tu,